Buongiorno a tutti, stamani direzione Pizzighettone, in realtà è una cittadina che nasconde, anzi che offrirà oggi una fiera musicale, Music Wall. E chi non sapesse, Pizzighettone è in provincia di Cremona, in Lombardia, quindi sono partito all'alba. Sarò tutto il giorno con i prodotti Boss, se avrò tempo cercherò anche di farmi un giro a salutare un po' di ragazzi agli altri stand. Arrivederci. Bellissime queste praterie pianeggianti del nord Italia con questa fragranza di... Eccomi qua, appena arrivato, fortissimo questo paese che la cinta muraria praticamente ospita gli stand e gli stand sono comunicanti da dentro, tanto c'è ancora un po' d'allestimento, però c'è già qualcuno che suona un bel blusettaccio in là che ci sta sempre dentro. In là, boh. Oh, grandi! Grandi lamina! Come stai? Bene, il grande Marco Fantone, ciao, piacere! Sempre in giro! Ecco, sentite il tipico inquinamento acustico da fiera, siamo qui allo stand Boss GT1000. Jack Cobain! Yeah! C'è anche la Eco che ha pensato anche ai gente vecchi, seria. Il divano, guarda. L'ho portato apposta per te, Rico. Alla grande, guarda che bellezza. Guarda forte questo, stile Andy Summers proprio. Andiamo a vedere, questo è... Fai sentire la tua Eco. Qualche a disposizione di tutti gli artisti che vogliono suonare con la chitarra Eco, naturalmente. Oh, grande Lorenzo Fabbro, grande! Grande Rico. Come stai? Beta 181, quindi per noi pigri che non vogliamo portarci via le aste per i microfoni, appeso così è. Eh sì, proprio bluesman. L'ideale. No, ma da questi due insieme non li becco più. Sì. Bello, ma è serio? Ma è quelli sì, che faccio fai così fatti. Esatto, fa piano che le sabbie. No, che... Sta facendo la cosa più pallosa del mondo per me, cambiare le corde. Sì, ma è un'arte. Io invece mi rompo i coglioni subito. Che spettacolare, queste tassoni. Quante cose al mondo puoi fare? Ci si bisogna suonarci ce n'è solo quella. Esatto. Sono fantastiche le etichettine da mettere. Sulla X8. Magnetiche tra l'altro. Guarda che coppia di chitarristi da zero è questa, volume 1 e volume 2. Ragazzi, guardate che ho trovato, Claudio Cicolini. Oggi è un giorno epocale. Sono stati quasi del tutto pubblicati i metodi di Claudio. Ma no, ci vado tra un po', tra un mesetto, e mezzo. Però la copertina è anteprima. Abbiamo le copertine. C'è anche Corrado. Sullo sfondo Ladda. Si è conclusa questa giornata fantastica al Music Hall. L'Adda è un fiume di quelli che tu senti solo, tu leggi solo nei libri di geografia, alle medie. Finalmente ho la prova che esiste. Un saluto a Pizzighettone, Music Hall, tanta roba. Bene, alla prossima, è tutto. Yeah!